Dopo 20 anni di discussioni sul recupero del Teatro Romano di Teramo, il monumento più importante dell'antica Interamnia, è finalmente approdato in Consiglio Comunale il progetto di riqualificazione funzionale della preziosa area archeologica. Saranno abbattuti i palazzi adiacenti, Adamoli e Salvoni, ricostruita l'antica cavea per gli spettacoli, mentre le nuove strutture, caffetteria, toilette, museo e biglietteria, dovranno essere delocalizzate nei caseggiati prospicenti. Associazioni e cittadini teramani hanno partecipato attivamente attraverso idee e suggerimenti al progetto finale, redatto dallo studio Bellomo e approvato dalla sovrintendenza. Noi raccontiamo questa storia da 20 anni. Oggi che giorno è? Oggi è un giorno che io definirei senza, diciamo così, eccessiva enfasi storico, nel senso che comunque il Consiglio Comunale approva per la prima volta un progetto di recupero pieno e funzionale del Teatro Romano, un progetto vero, attraverso l'abbattimento dei due palazzi, progetto preliminare, dando delle indicazioni per la redazione del progetto definitivo ai progettisti. Una volta approvato dal Consiglio Comunale, il progetto di recupero del Teatro Romano di Teramo deve però procedere rapidamente per non perdere i finanziamenti. Come cronoprogramma, come stiamo messi? Quando saranno abbattuti questi palazzi? Dobbiamo correre, nel senso che gli enti finanziatori ci hanno rappresentato l'esigenza di accelerare e di recuperare il tempo che è stato perso purtroppo in passato. Noi contiamo di avere il progetto definitivo entro l'estate, insomma, verrà inviato oggi, e poi da lì riusciremo a capire appunto i tempi con maggiore certezza. Quello che ci viene chiesto appunto è accelerare, questo è l'ultimo treno, io lo dico a tutti, non solo al Consiglio Comunale, all'amministrazione, agli uffici, ma alla città tutta, perché è la città che si aspetta da tempo questa risposta e questo risultato. Grazie al voto favorevole del Consiglio Comunale, Teramo tornerà presto ad avere il suo Teatro Romano, fruibile, accessibile e godibile per spettacoli e incontri culturali. Per una volta maggioranza e minoranza sono d'accordo. Per me è una grandissima soddisfazione, l'ho messo nel mio logo perché ritengo che il Teatro Romano possa rappresentare proprio il volano per far ripartire Teramo sotto un profilo culturale, non solo culturale, ma sotto tutti i profili, economico, finanziario, anche per portare quel turismo che oggi si è allontanato dalla nostra città.